È di questi giorni la notizia che ai cittadini che abitano negli alloggi del fondo immobiliare è stato intimato lo sfratto. Uno sfratto etico, magari, visto che dopo il sisma tutta l'operazione di acquisto delle abitazioni da parte del fondo etico fu propagandata come un'operazione di solidarietà per dare un tetto ai terremotati. In una nota si esprime Allora, così Coalizione Sociale, rappresentata in consiglio comunale l'amministrazione ha dalla consigliera fatto Carla delle Cimoroni. Le cose sono andate innovazioni, diversamente, vale la diciamo, pena sui rammentare mercati brevemente la immobiliari, storia, dice la fatto Cimoroni. immobiliari in Pochi mesi prima comunità del sisma, l'ANCE lanciò l'allarme dei costruttori che si situazione ritrovavano con generale di 3.000 crisi senza appartamenti nessuna. invenduti. Subito dopo il 6 aprile, questa situazione rischiava di mandare a gambe all'area parecchi costruttori e le banche di cui erano debitori, attacca. Così, per salvare il tutto, intervenne lo Stato. Il fondo comprava gli appartamenti e ai costruttori arrivavano soldi per ripianare i debiti con le banche. L'operazione fu pagata profumatamente dallo Stato, dice ancora la Cimoroni, visto che quegli appartamenti sono stati successivamente affittati con risorse pubbliche a prezzi E davvero quello che elevati ci e ha fuori colpito, mercato. se Ma c'è di c'è più, viene una aggiunto nella flebile nota. Il politica direttore fatta generale e il consigliere di delegato del riscontri Fondo rivolti ai Immobiliare di cittadini Europa Risorse universali, perché sono se sotto andasse lì processo bisogna per andare ad falso e abbassare truffa ai la danni dello tassa Stato, in andando quanto libero avrebbero cinema dichiarato un numero di al vani Poder superiore al Mille reale, sui centri intascando commerciali, quindi quindi non affitti più pesanti alti come del sarebbe dovuto. Il secondo noi, è processo stato più ci celebrerà giusto il sui prossimo piccoli 27 giugno, commercianti insomma, un caso unico di o piccoli truffa etica. artigiani. Stiamo effettuando ulteriori verifiche, ha detto, perché oltre ai casi già sotto la lente della Procura potrebbe essercene altre, nel qual caso saremmo pronti a denunciare. In questi anni gli inquilini oggi sotto sfratto hanno proposto alla proprietà di pagare un affitto in linea con i patti territoriali e con i prezzi di mercato, ma hanno trovato un muro. Si preferisce lasciare vuoti gli appartamenti piuttosto che affittarli. Oggi, a 9 anni di distanza dal terremoto, dice ancora, grazie anche all'inerzia della precedente amministrazione, il risultato del regalo di decine di milioni di euro a banche e costruttori non può essere lo sfratto di famiglie pronte a pagare per intero un giusto fitto. Il sindaco, finora silente, si muova, attacca ancora la Cimoroni in fretta per Ricordiamo fermare questo che l'ANCE massacro ha sociale. sede in data